non mi ricordo più. Cominciamo così la giornata. Il signor Simone vuole prendere la macchina in noleggio elettrica perché vuole farsi il giro. Non è passato macchina, vuole spendere soldi per la macchina che per me. Tanto le gru sono chiuse. 8 gradi, siamo qua vicini, quindi siamo già arrivati. Dice, no. Il signore vuole fare qualcosa. Cosa vuole fare lei? Cosa vuole fare? Aspetta, non lo voglio più, non mi ricordo. Non si ricorda più il PIN per aprire la macchina, cioè per aprire il telefono, per la macchina non lo so. Beh, sì, la Smart 5 posti. Mai vista la Smart 5 posti, mai vista, prima volta. Quindi? Ce l'ha fatta, signore? Ah, aspetta. Vabbè, questo che va su YouTube, subito oggi. Dai, dai, vediamo cosa vuole fare lei. Sto mettendo il pin, aspetta. 3 ore dopo, siamo qua a aspettare che il signorino mette il pin, il suo vero pin. Gli occhiali che fa che la luce. Sono le 10:40. Ovviamente tutti stanno ancora dormendo. Torino non è nord, è più sud. E niente, ce l'hai fatta? Cinque cinque otto, me lo ricordo a memoria, ma adesso quel teschio di numero là. 5 5. Si è aperta. Boh. Ah. Mamma mia. Potrei pure guidare io, ma meglio di no. Minchia, zio, fa caldo. Che finisco coso un attimo. Aspetta, non fa disastri, sennò. Io non ho fatto. Avanti. Se non sei tu. Io sono molto con dietro. Dov'è il. Come si apre qui? Se non accendi la macchina non andrà mai. Ah, ecco perché. Dove cazzo è? Ah, qua avanti. Cioè, ragazzi, macchina in noleggio, radio media della tua. Ovviamente non possiamo mettere l'aria, che sennò il copyright mi arriva. Macchina. Non saremo solo dal 23 d'agosto in Italia. Minchia. Minchia, zio. Vabbè, mettiamo sì. Vabbè. Niente, ragazzi, siamo qui in macchina della Smart. Adesso siamo nella Smart. No, niente radio. No, vuoi avere il GPS? Ah, ok. Perché se no mi batte il copyright. Che sono trimoni. Che te frega? Tanto. GPS, dove andare? Cioè, a me che mangiamo tardi, mangiamo alle 12, però dove cazzo vuoi andare? Che figata. Il wow. Bimbo ha scoperto l'America. Il bimbo. Aspetta, ti sto cosonato. Sì. Mannaggia. Guida la sua prima Smart allora. A 5 posti! Come? Non ci credo ancora! Elettrica. Ho notato che a Torino in questi giorni tanti hanno il collare, quindi tanti hanno avuto incidente stradale. Tanti. Non vorrei essere il prossimo. Cheat. Che cazzo di te la macchina così? Andiamo da Mirko? No, Mirko non vuole nessuno. Andiamo da Fabio? Oh, ok, niente. Cosa? Niente, a posto. Sono dietro che mancano i posti. Ah sì? Eh sì. Andiamo da Fabio, anzi chiama Franchino, sono sto nel video. Vabbè ragazzi, questo è. Ho tutto, c'ho le chiavi della macchina mia. Non lo so. Guarda un attimo la borsa. Tan 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 tan. Non ci sono le chiavi. Ci sono. Tutto, sì. C'è tutto. C'è tutto. Ah, andiamo da Franchino quindi. Allora socchiamo, dai. Niente ragazzi, questo è il video che finisce qua, adesso lo vedo come è andato bene. Questa è la mattinata dei campioni, che lui già aveva la Smart, tanto paga lui, c'ha. Quant'è? 15 euro c'è ancora? Sì. Quindi lo siamo per ben. Qualche minuto. Qualche minuto. Dai, chiama Ciro, chiama Fabio. Fabio dorme, chiama Franchino, se adesso vedo, Metti il GPS che non so quale strade, mannaggia. Dai, ciao. Ciao!
Andiamo.